chiedere al governo se fosse possibile di eliminare l'uno o l'altro, magari lasciare l'ordine del giorno così com'è e togliere, cambiare soltanto equilibrato al posto di ridotto, se no altrimenti lo metto in votazione. Grazie. Grazie a lei. Il governo intende intervenire? Togliere a valutare l'opportunità. Non abbiamo capito, Non ho onorevole. capito la proposta. Proponevo eventualmente di non mettere a valutare l'opportunità, però di cambiare ridotto con equilibrato come ha suggerito il governo e lasciarlo, ok? No, onorevole, la prego di parlare perché poi. Posso? No, nel senso che le spiego. Sì, prego, signor sottosegretario, se mi No. ascolti, questa Ad riformulazione. adottare opportune iniziative per favorire un equilibrato consumo, quindi senza valutare la possibilità. Bene, questa è la riformulazione del governo, diciamo. Ecco, questo volevo dire. Grazie. Quindi così riformulato va bene. Onorevole Rondini, c'è qualcosa che è successo che siamo andati troppo veloci, mi sa. Sì, Presidente, volevo semplicemente riascoltare qual era la riformulazione dell'ordine del E giorno allora numero chiediamo al governo 29. se può rileggere la riformulazione. 28 Rondini. Ah, del 29 Guidesi? Allora scusi, sottosegretario, stiamo parlando del 29 Guidesi. Sì, nell'ordine del giorno di Guidesi si dava un'esclusiva competenza al Ministero della Politica Agricola su materie di sensibilizzazione anche in materia di educazione alimentare, che è una competenza ovviamente anche del Ministero della Salute. Quindi la riformulazione è prevedere che anche il Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero della Salute, siano attribuite competenze nella promozione presso le istituzioni scolastiche, eccetera, eccetera. Va bene, benissimo, confermiamo allora la precedente impressione. 31 Mantero, onorevole Silvia Giordano. Presidente, mi